L'Abruzzo e Pescara si confermano territori dove nascono, crescono, si formano talenti, eccellenze in settori anche disparati. Oggi abbiamo premiato un campione giovanissimo nella disciplina sportiva del kitesurf che si sta contraddistinguendo non solo sul territorio nazionale, europeo, ma anche internazionale, e parliamo di bronzi, così come un altro bravissimo ragazzo che dopo tanti anni di formazione, di sacrificio, ha avuto un riconoscimento italiano, europeo e mondiale, quindi ha coperto tutti gli emisferi. Parliamo di Lorenzo Puca, che si è contraddistinto nel settore della pasticceria. Quindi come regione, in accordo con l'assessore Liris, abbiamo voluto premiare sia eccellenze sportive sia eccellenze enogastronomiche, ma che danno lustro, che rappresentano anche degli strumenti di marketing territoriale molto efficaci per il nostro territorio. Sicuramente è un bellissimo riconoscimento, perché essere premiati nella propria città, dalla propria regione, è sempre un grande motivo di orgoglio. Per arrivare alla Coppa del Mondo innanzitutto ci vogliono 2 anni, perché c'è prima una dura selezione nazionale suddivisa in 3 categorie, dove il primo di ogni categoria forma il Team Italia. Quindi prima di arrivare a poter pensare di vincere la selezione per la Coppa del Mondo, bisogna fare prima sicuramente degli step su altre gare nazionali per fare esperienza, per capire come funziona il mondo delle competizioni, diciamo per abituare la testa a ragionare fuori dagli schemi e non fare più qualcosa di ordinario, ma pensare sempre a qualcosa di straordinario. Io credo che siano 2 le cose fondamentali in qualsiasi settore. Il primo è la mentalità e il secondo è la perseveranza. Io credo che il giusto connubio di mentalità e perseveranza può far trionfare in qualsiasi campo. Sì, comunque mi sono impegnato molto nell'ultimo periodo, posso fare molto meglio, spero, come ha detto lei, di diventare il campione al più presto. Mi allenerò bene ora che parto in Brasile, speriamo che tutto vada bene. Io sono molto onorato di essere stato premiato oggi qui alla regione, perché comunque non succede spesso una cosa del genere, soprattutto nella propria città. Quindi grazie.